Hilda Schönlein compose questa lettera per rispondere alla sincera offerta di cibo ricevuta da uno dei suoi discepoli. Non conosciamo la data e il nome del destinatario. Nello scritto Nichiren spiega attentamente che donare del prezioso riso brillato che sostiene la vita equivale a offrire la propria vita. Tale azione, dice, porta grandi benefici e garantisce il conseguimento della buddhità. Inizia la lettera elencando gli articoli che il discepolo gli aveva inviato. Ho ricevuto il sacco di riso brillato, il sacco di igname e il canestro di alghe di fiume che ti sei preso il disturbo di mandarmi tramite il tuo messaggero. Questi doni esprimevano il desiderio sincero del discepolo di sostenere e allietare il maestro. Il Daishonin loda tale sincerità, chiarendo quanto sia infinitamente nobile secondo la prospettiva del buddismo. Afferma che due cose sono considerate da tutti come tesori, il cibo e il vestiario, perché entrambe sostengono il supremo tesoro della vita. Poi spiega che la vita è il primo di tutti i tesori, più prezioso di tutti gli altri tesori dell'universo. Non è il primo in relazione a qualcos'altro, lo è in senso assoluto. In tutto il mondo non esiste un tesoro altrettanto prezioso della vita di un singolo individuo. Il Daishonin paragona poi la vita a una lampada e il cibo all'olio. Così come la lampada senza olio si spegne, una vita senza cibo si estingue. Perciò, dice il Daishonin, fare un'offerta di cibo che sostiene la vita equivale a offrire la propria vita. Per chiarire ulteriormente questo punto, spiega cosa significhi offrire al Buddha, in segno di riverenza, cose che si considerano preziose. Nel venerare tutte le divinità e i Buddha, si fa precedere la parola Namu ai loro nomi. Ma qual è il significato di Namu? Namu è una parola che viene dall'India e che in Cina e in Giappone si traduce con lo stesso carattere che si pronuncia. Kuei Ming in cinese e Kimyo in giapponese. Cosa significa Kimyo? Significa dedicare la propria vita al Buddha. Niente è più prezioso del tesoro che chiamiamo vita. Per questo motivo gli uomini del passato, che furono chiamati santi e saggi, offrirono la loro vita al Buddha e in seguito divennero Buddha. Come esempi di coloro che fecero offerte del genere, il Daishonin cita il ragazzo delle montagne nevose, il Bodhisattva re della medicina, il principe Shotoku e l'imperatore Tenji. I primi due appartengono alla categoria dei santi che si dedicarono completamente alla pratica buddista, mentre gli altri rientrano nella categoria dei saggi, persone meritevoli che proteggono e trasmettono il buddismo. Offrire la propria preziosissima vita al Buddha o alla legge, afferma il Daishonin, apre la strada che per il conseguimento della buddhità. Tuttavia, egli ammette che tali pratiche sono per i santi e i saggi, ma per noi sono impossibili. Chiedere alle persone comuni dell'ultimo giorno della legge di compiere sacrifici simili significherebbe chiedere l'impossibile. Questo vuol dire allora che non potremo mai conseguire la buddhità? No, assolutamente no. L'argomento di questa lettera riguarda proprio la fondazione di un buddismo che apre la strada della buddhità a tutte le persone dell'ultimo giorno della legge. Daishonin scrive: le persone comuni, tenendo bene in mente le parole determinazione sincera, diventano Buddha. Cosa significa esattamente determinazione sincera? Il Daishonin dice che è la dottrina dell'osservazione della mente.
Un insegnamento esposto dal gran maestro Tiantai nella sua opera Grande concentrazione e visione profonda. Il termine osservazione della mente viene usato in opposizione a studio dottrinale dei sutra ed è la pratica per il conseguimento della buddhità. Il Daishonin spiega poi brevemente cosa significa in termini concreti osservare la mente per noi persone comuni. Dice che offrire l'unica veste che si possiede per il bene del Sutra del Loto equivale alla pratica di un santo che si strappa la pelle per usarla come carta su cui trascrivere gli insegnamenti. Oppure che offrire al Buddha l'unico cibo di cui si dispone in un'epoca di carestia equivale a offrire la propria vita. Tali offerte di vestiario e di cibo dunque sono esattamente equivalenti a quelle che facevano i santi dei tempi antichi quando donavano la loro vita, e il beneficio che ne deriva conduce al conseguimento della buddhità. Il punto fondamentale di questa pratica, dice il Daishonin, è avere una determinazione sincera. La causa fondamentale per il conseguimento della buddhità è la determinazione sincera a ricercare il Sutra del Loto, un insegnamento che apre la strada all'illuminazione di tutti gli esseri viventi, ad avere fede in esso, a proteggerlo e a fare tutto ciò anche nei confronti del Buddha che lo insegna. Per questo il Daishonin dichiara: le persone comuni, tenendo bene in mente le parole determinazione sincera, diventano Buddha. Il presidente fondatore della Soka Gakkai, Tunesaburo Makiguchi, sottolineò con forza questo passo nella sua copia degli scritti di Nichiren Daishonin. Recitare Nam-myoho Renge-kyo e compiere azioni per la legge mistica e per il maestro che la insegna e la diffonde è il sentiero diretto per il conseguimento della buddhità. In Giappone la parola missione, shimei, si scrive con due caratteri che significano usare la propria vita. Lo scopo per il quale usiamo la nostra preziosa esistenza è importante. Adoperarsi per realizzare la missione di Kōzen Rufu, facendo proprio il cuore del maestro, pregando e agendo per la felicità altrui, è il comportamento più degno di rispetto che possiamo tenere come esseri umani. Tale modo di essere è esemplificato dagli ammirevoli membri della SGI. Se vedono una persona in difficoltà, mettono da parte le proprie esigenze per sostenerla. Se sentono che ha un problema, si precipitano in suo aiuto. Non importa quanto abbiano da fare o quanta strada debbano percorrere, partecipano con entusiasmo alle riunioni di discussione. La vita dei membri della SGI, che dedicano senza riserve il proprio tempo alla felicità altrui e a Kōzen Rufu, risplende di quella determinazione sincera nella fede che Nichiren Daishonin sicuramente loda al massimo grado. Perciò coloro che si impegnano costantemente nelle attività della SGI stanno percorrendo il sentiero che conduce immancabilmente alla felicità e alla vittoria. Determinazione sincera significa anche indirizzare la propria mente, il proprio cuore verso qualcosa. Cioè verso cui indirizziamo la mente è importante. Chiarire e stabilire lo scopo fondamentale delle nostre azioni è cruciale. Come membri della SGI, noi indirizziamo la mente al Gohonzon e a Kōzen Rufu. La determinazione sincera non si vede, ma grazie al suo potere possiamo orientarci nella direzione della vittoria e della felicità. La vita non è sempre tranquilla e piacevole. Alcuni o alcune di voi dovranno lottare e soffriranno perché non riescono a partecipare quanto vorrebbero alle attività della SGI a causa del lavoro, di qualche malattia o per altri motivi. Quando vi trovate in una situazione del genere,
Quello è il momento di indirizzare la vostra mente verso il gonzo. Coloro che scappano dalle attività evitano direttamente questa battaglia interiore. Il fatto che stiate lottando con questo problema è di per sé una prova che vi state sfidando sulla base della fede. Dover lottare con i problemi ci rende più forti, non c'è da preoccuparsi. La chiave consiste nel fare un passo o anche mezzo in avanti, continuare ad agire con determinazione sincera e tenere viva questa determinazione. Questo è il significato di tenere bene in mente la parola determinazione sincera. Il vero sentiero di cui parla il Daishonin in questo passo si riferisce al vero sentiero del conseguimento della buddhità per le persone comuni. Dove si trova? Il Daishonin afferma che consiste negli affari di questo mondo. Per noi persone comuni dell'ultimo giorno della legge, il sentiero del conseguimento della buddhità consiste nell'impegnarci con determinazione sincera nella nostra pratica buddista, in mezzo alla società e nel mondo reale. Qui, citando passi di sutra e di un commentario del gran maestro Miao Lo, il Daishonin discute delle varie visioni della relazione fra il buddismo e le cose del mondo, esposte nel Sutra del Loto e in altri sutra. Ne conclude che, mentre i sutra diversi da quello del Loto riconoscono che le faccende secolari sono in accordo con i principi buddisti, il Sutra del Loto afferma che le varie questioni della vita e della società rappresentano la totalità del buddismo. Nei sutra diversi da quello del Loto, gli affari del mondo sono visti come ostacoli alla pratica per il conseguimento della buddhità. Nel migliore dei casi si ritiene che essi abbiano una relazione con la pratica del buddismo, ovvero che gli insegnamenti secolari più avanzati si accordano con il buddismo. Questo è un modo di pensare nel quale gli affari del mondo vengono considerati dal punto di vista del buddismo. Al contrario, il Sutra del Loto insegna che gli affari del mondo non sono né diversi né in contrapposizione alla verità del buddismo. Sono il buddismo stesso, così come sono. In realtà, un aspetto fondamentale degli sforzi di tutta la vita del Daishonin fu la sua lotta, insieme ai discepoli, in mezzo agli affari del mondo. Per diffondere il buddismo e condurre le persone comuni alla felicità. Per esempio, anche l'intrepido Shijo Kingo una volta si sentì così turbato dai dissidi nella sua vita secolare che considerò di entrare nel clero buddista. Ma in quell'occasione il Daishonin lo incoraggiò. Vivi in modo che tutte le persone di Kamakura lodino Nakatushakasa Saburo, Simon no Jo, per la devozione al suo Signore, al buddismo e per il suo rispetto e attenzione nei confronti degli altri. Il buddismo non esiste separato dalla nostra vita e dalle nostre circostanze concrete. La SGI è cresciuta fino a questo punto perché ha dimostrato la prova della vittoria del buddismo nella vita quotidiana, proprio come insegna il Daishonin. Il buddismo di Nichiren è un insegnamento per la felicità delle persone. Esso permette a chiunque stia lottando in mezzo alla dura realtà della vita di ottenere uno stato di felicità incrollabile. Ciò contrasta totalmente con gli insegnamenti precedenti al Sutra del Loto, per i quali erano necessari innumerevoli kalpa di pratica per ottenere l'illuminazione. Essi sostenevano che una condizione di felicità incrollabile si poteva ottenere solo dopo essere diventati santi o saggi, allenando il corpo e la mente per un periodo di innumerevoli vite con una serie di pratiche lontane e separate dalla realtà della vita quotidiana. Tali insegnamenti consideravano la vita presente nient'altro che un mezzo per un fine religioso, il che non è molto lontano dall'affermare che le persone esistono per il bene della religione.
Invece, la pratica del Sutra del Loto, cioè il buddismo di Nichiren, implica una lotta in mezzo alla realtà della vita quotidiana. È la pratica buddista per dischiudere lo stato vitale di buddhità dentro di noi. In altre parole, per rivelare e manifestare uno stato di felicità incrollabile. È una religione per gente reale, una religione di rivoluzione umana. È la vera pratica, secondo l'insegnamento di Nichiren Daishonin, per il quale il vero sentiero consiste negli affari di questo mondo. Josei Toda diceva molto severamente: asserisco che una persona che non si dedica con tutto il cuore al suo lavoro sta offendendo la legge. Non provare gioia nel proprio lavoro equivale a non provare gioia nella fede. Non importa quanto daimoku stiamo recitando, non riuscirete nella società. Sin dall'epoca di Makiguchi, la Soka Gakkai è avanzata, dritta sul vero sentiero, dell'applicazione dell'insegnamento buddista alla vita quotidiana e si è impegnata nel portare avanti azioni per il bene basate sulla legge mistica, per la creazione di valore che reca beneficio a noi e alla società. Nel Faust, Johann Wolfgang von Goethe scrive: «Questa è l'ultima conclusione della sapienza. Merita la libertà e la vita unicamente colui che la deve conquistare ogni giorno». Il vero sentiero comprende gli sforzi sinceri per contribuire alla comunità, i dialoghi mirati a realizzare l'ideale del Daishonin di adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese e le attività per la pace mondiale. Noi della SGI ci impegniamo per rivelare la nostra buddhità e per aiutare gli altri a fare lo stesso. Il nostro movimento è il vero sentiero che consiste nel recare beneficio a se stessi e agli altri. Quando esaminiamo i diversi fenomeni del mondo nella loro varietà, in base alla visione della pratica del Sutra del Loto e del conseguimento della buddhità, cosa vediamo? Ancora una volta il Daishonin paragona il Sutra del Loto agli insegnamenti precedenti a esso. Primo, egli afferma, l'insegnamento basilare delle scritture precedenti al Sutra del Loto è che tutti i fenomeni sorgono dalla mente. In altre parole, tutti i fenomeni che costituiscono la nostra vita e tutte le cose nel nostro ambiente sono prodotti della nostra mente. Questo è ciò che si intende con l'espressione «ciò che semini raccogli». Le cose che ci accadono sono il risultato delle nostre azioni. Ma tali scritture insegnano che per trasformare il risultato delle nostre azioni dobbiamo trascorrere lunghi eoni a eliminare gli effetti del karma negativo e ad accumulare una grande quantità di karma positivo. In altre parole, dobbiamo impegnarci per innumerevoli kalpa di pratica. Sarebbe come, per esempio, pagare un enorme prestito poco alla volta, senza vederne mai la fine, cercando di risparmiare con cura il proprio denaro fino al raggiungimento dell'obiettivo, ignorando che per tutto questo tempo si possedeva un cumulo di gioielli inestimabili, cioè la buddhità dentro di noi. Il Sutra del Loto è diverso. Il Daishonin dice che la mente stessa è la grande terra e che la grande terra stessa è le erbe e gli alberi. Il Sutra del Loto insegna che lo stato vitale illuminato del Buddha, cioè il mondo di buddhità, è originariamente inerente a tutti gli esseri viventi. Avendo fede nel Sutra del Loto, Nammyoho Renge Kyo, che rivela questa verità della vita, e praticandolo, chiunque può far emergere la buddhità. Tutti e tutte possiamo diventare Buddha in questa vita, così come siamo. La vita delle persone comuni può manifestare la buddhità istantaneamente. Quando la nostra mente cambia, anche il nostro mondo cambia.
Il Sutra del Loto si riferisce a ciò come al meraviglioso funzionamento di una sola mente. E a questa mente che è al di là della comprensione. La nostra mente, l'ambito più intimo della vita, è vasta, illimitata e dinamica. Esplorando e analizzando questa mente che è al di là della comprensione, nella sua opera Grande Concentrazione e Visione Profonda, il Gran Maestro Tiantai formulò il principio dei 3.000 regni in un singolo istante di vita. Tutti i fenomeni dei 3.000 regni, cioè tutte le cose dell'universo, sono contenute in un singolo istante di vita, o mente, di noi comuni esseri umani. Allo stesso modo, un singolo istante di vita, o mente, pervade 3.000 regni. Quando cambia lo stato della nostra mente, noi cambiamo, o meglio, cambiando l'orientamento più profondo della nostra mente, possiamo cambiare noi e il nostro mondo. Questo è il buddismo dei 3.000 regni in un singolo istante di vita. Tutto dipende dalla direzione in cui la nostra determinazione sincera orienta la nostra mente. Quando concentriamo la nostra determinazione sincera sulla pratica buddista, credendo nella legge mistica che permette a tutte le persone di ottenere l'illuminazione e praticandola, la buddhità interiore si rivela e pervade la nostra vita e il nostro ambiente. Spiegando l'essenza dell'insegnamento del Sutra del Loto riguardo alla mente, il Daishonin afferma che la luna stessa è la mente e che il fiore stesso è la mente. È un modo bellissimo di esprimere questa verità. Il Daishonin vedeva il Buddha nella luna che risplende dietro il velo delle nuvole, nel fiore che sopporta il freddo invernale per poi sbocciare meravigliosamente in primavera. Vedeva lo stato vitale di buddhità nella forma naturale di tutte le cose così come sono. Ogni volta che leggo questo passo sono profondamente colpito dalla grande compassione del Daishonin, che cercava di aprire la strada per la felicità a tutte le persone. Egli lodava costantemente i discepoli che lottavano tra le varie realtà del mondo, assicurando loro che erano dei Buddha. La mente chiara e la mente pura, di cui si parla nelle scritture precedenti al Sutra del Loto, apparentemente possono sembrare belle idee, ma non sono paragonabili all'idea della vita che incarna il mutuo possesso dei 10 mondi, insegnata nel Sutra del Loto. Il vero conseguimento della buddhità non consiste nell'allontanarsi da questo mondo di saha, pieno di sofferenza, per diventare una sorta di essere trascendente o superumano. Come afferma il Daishonin, il Sutra del Loto non dice così. I Buddha sono persone pienamente impegnate nelle attività della vita quotidiana che non si fanno sconfiggere dalle difficoltà della realtà, ma fanno risplendere al massimo la propria umanità. Anche se sembrano assalite dalle onde impetuose del karma, ardono della determinazione sincera della loro fede e continuano a sforzarsi al massimo. Questa è la manifestazione dello stato superamente nobile della buddhità. In L'offerta del riso, il Daishonin scrive: il riso brillato non è riso brillato, è la vita stessa. In altre parole, l'offerta non è di semplice riso, ma della vita stessa del discepolo. Il Daishonin qui assicura al destinatario della lettera che, dimostrando la determinazione sincera di sforzarsi al suo fianco, conseguirà certamente la buddhità come i santi e i saggi del passato che diedero la vita per il buddismo. Tutti gli sforzi, tutto il duro lavoro che i membri della SGI compiono per cose in Rufu non sono solo attività, sono la vita stessa. I Buddha delle 10 direzioni e delle 3 esistenze di certo ci loderanno e le divinità celesti non mancheranno di proteggerci.
Nella terza cerimonia in memoria di Makiguchi nel novembre 1946, Toda, come suo vero discepolo, dichiarò: «Sono determinato a portare avanti la tua decisione di adempiere la missione della Gakkai in modo da meritare la tua lode quando ti rivedrò sul picco dell'Aquila». La determinazione sincera che i maestri e i discepoli Soka condividono è sinonimo del voto per Kōzen Rufu. La parola giapponese per compagno di fede, doshi, si può leggere anche come determinazione condivisa. Indica persone che condividono la stessa determinazione, lo stesso impegno. La SGI è un'assemblea di compagni e compagne di fede che condividono lo stesso scopo e la stessa determinazione. Nessuno ha una determinazione più forte di noi, membri della SGI, che ci sforziamo intensamente per Kōzen Rufu, nell'unità di diversi corpi stessa mente, incoraggiandoci e dimostrandoci empatia reciproca. Perciò abbiamo potuto diffondere il buddismo di Nichiren in tutto il globo. I membri della SGI che hanno la determinazione di realizzare la pace sono i tesori dell'umanità. L'espansione della nostra rete di determinazione condivisa trasformerà il pianeta in una terra preziosa. Toda disse: «Dovremmo concentrare i nostri sforzi nel far crescere un singolo nuovo membro sincero, e poi un altro e un altro ancora. È questo che crea il tempo. È necessario creare il tempo di un enorme sviluppo dinamico, facendo crescere e incoraggiando sinceramente gli amici e le amiche che condividono la nostra determinazione sincera». Toda affermò: «Se decidete fermamente di dedicarvi con impegno a questo magnifico movimento, è chiaro che riuscirete a conquistare una felicità vera e duratura. Mettiamoci in marcia con coraggio ed energia, insieme ai compagni e alle compagne di fede, con cui condividiamo una nobile determinazione sincera, verso un vittorioso sviluppo dinamico per noi, le nostre famiglie, il nostro lavoro e le nostre comunità».